pari a reti bianche. Al Falcone Borsellino, Paternò e San Luca non si fanno male, finendo il match a reti inviolate. Una partita però che forse, punti alla mano, i padroni di casa avrebbero potuto anche portare a casa, dal momento che i rossazzurri hanno avuto maggiori occasioni per trovare il gol del vantaggio. La compagine di Catalano, oggi in grande difficoltà, viste le numerose assenze di Cavalli, Maiorano e Truglio, a cui si sono aggiunte quelle per infortunio di D'Amico e Raimondi, che ha dovuto dare forfait prima della partita, porta a casa un punto che alla fine risolleva il morale dopo la brutta sconfitta di mercoledì contro il Rotondo. Match combattuto sin dai primi minuti, con i rossazzurri più volte pericolosi in avanti, che hanno un'occasione per portarsi in vantaggio al decimo con Guarnera, che più tardi è anche protagonista di un salvataggio in occasione di una pericolosa ripartenza ospite. Nonostante però si sia visto più Paternò che San Luca, anche nel secondo tempo i padroni di casa non riescono a trovare la porta. Ci provano Guillari al 60° con un colpo di testa che però termina sul fondo, e anche Di Stefano in due occasioni. Prima con un destro parato dall'estremo difensore Scuffia e poi sul finale con il pallone che termina sul fondo. Nonostante i 3 minuti di recupero finali, la partita termina 0-0. Regna anche oggi un grande equilibrio tra Paternò e San Luca, proprio come l'andata, quando la partita si chiuse sull'1-1. Un punto però, come affermato dallo stesso tecnico rossazzurro Catalano, che smuove la classifica. Intanto i rossazzurri hanno ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista Marco Camilleri, classe 2000, oggi già presente in panchina, che potrà aiutare il tecnico catalano in vista di questo finale di stagione.